Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlarvi delle ultimissime novità riguardanti il nostro Fortnite. Nel video di oggi ragazzi parleremo di una nuova location scoperta che ben presto verrà portata nel nuovo quartiere, il posto che va insomma a che ha rifatto Rapide Rischiose. Parleremo anche ragazzi della cella, delle segrete del castello di ghiaccio che lentamente si stanno rivelando e che un utente è riuscito a cominciare a vedere la parte esterna. E ovviamente ragazzi chiuderemo mostrandovi l'immagine ufficiale della nuova arma che sta per arrivare. Sto parlando ovviamente ragazzi dell'Uzi, quella mitraglia, in poche parole, che tutti stiamo aspettando. Vi ricordo ragazzi però prima di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video, di iscrivervi al canale ovviamente e non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui video, sulle news e sullo shop che carico ogni giorno. Ma prima ragazzi, la domanda ve la voglio fare, mi raccomando, i vostri commenti, le vostre risposte proprio qui sotto, che le leggo tutte ragazzi. La domanda è semplicissima: ieri è uscito il pesce secco, tu l'hai shoppato il pesce secco? Dimmelo un po' qua sotto. Io ho shoppato pescione e anche il deltaplano, che è un qualcosa di meraviglioso. Tanta roba, tanta ignoranza. Ma quindi ragazzi, ciancio alle bande e bando alle ciance, cominciamo subito a parlare della nuova location di cui vi accennavo qualche secondo fa ragazzi, la nuova mini pinnacoli pendenti. Come vedete ragazzi sopra abbiamo già l'immagine definita, quindi quella che vedremo tutti noi. Sotto invece c'è il progetto visto un pochettino da una prospettiva più lontana. Insomma ragazzi, il nuovo quartiere insomma che verrà e andrà a sostituire quello che adesso abbiamo, che è quella specie di, non lo so, mega impalcatura di ferro con sopra loot, aeroplani, caddy. Insomma questa ragazzi a parer mio è per il momento la più bella che abbia mai visto. È stata rifatta veramente da GG, da Paiura ragazzi, e può a tutti gli effetti diventare, anche se per un breve periodo di tempo, una nuova city in Fortnite. Tanta roba, c'è anche ragazzi la torre dell'orologio, ovviamente non vediamo l'ora che venga proposta e riportata e portata a disposizione di tutti noi giocatori. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece di quello che vi anticipavo all'inizio del video. Questa ragazzi è la nuova caverna che nasconde l'ingresso delle segrete. Ragazzi, sapete che vi avevo fatto vedere qualche giorno fa un glitch per entrare nella parte ancora non sciolta del cubo di ghiaccio e quindi riuscire a raggiungere le segrete del castello. Ve lo ricordate che cosa nascondevano? Esatto ragazzi, stiamo parlando della cella che nascondeva le uova di drago. Non sappiamo ancora quale sia la vera funzionalità di queste uova, se si schiuderanno, se rimarranno lì, se avranno magari senso nella storyline della season 8, ma ragazzi voglio farvi vedere, vedremo anche un gameplay fra pochissimo, questa immagine ragazzi scattata 5 giorni fa. Eccolo qua ragazzi, stessa identica posizione, ma come vedete non era presente ovviamente ancora l'ingresso, si sta sciogliendo piano piano il ghiaccio. Ma ragazzi, come vi anticipavo, togliamo un attimo le immagini e voglio farvi vedere uno spezzone di un utente che vi fa un pochettino fare un giro là dentro in quella piccola caverna ragazzi. Vedete, lui si è avvicinato, voi non sentite l'audio perché non mi fido a mandarlo, ma dietro questo questa parete di ghiaccio ragazzi c'è un chest, quindi ovviamente c'è la stanza e come vedete l'utente, siamo dietro al picco ghiacciato, quindi indicativamente alle spalle del castello. Lui infatti fa vedere e come vedete ragazzi c'è una parte di pietra
che viene appunto proposta e che prestissimo, forse addirittura ragazzi con l'update, quello che vedremo domenica se non ricordo male, verrà magari resa pubblica e tutti potremo accedervi. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo. Volevo farvela vedere questa raga, questa è meravigliosa, ve lo ricordate il 25 dicembre a Natale tutta la mappa ragazzi è rimasta innevata completamente per un giorno intero e questa immagine meritava davvero di essere guardata un'ultima volta prima di tenerlo solo nei nostri ricordi. È molto molto bella, guardate che meraviglia di mappa ragazzi, mappa davvero enorme di Fortnite, non sappiamo perché il mio personaggio sta andando in giro con una zipline sopra la testa. Ma a parte questo ragazzi, volevo anche farvi vedere una novità, una curiosità per gli utenti che hanno un account giapponese o per chi usa anche se non potreste i VPN per giocare a Fortnite. Lo sapete ragazzi, in Giappone, in Cina gli danno sempre dei regali. In questi giorni prima del Capodanno gli utenti riceveranno tre regali, di cui uno non so se noi ce l'abbiamo. Il primo ragazzi è il piccone che tutti conosciamo, quello della tassista, in poche parole. Quello centrale invece è un deltaplano che non sono sicuro abbiamo nei nostri armadietti o comunque disponibile, anche se mi ricordo un piccone simile. Provate ad aiutarmi ragazzi e ditemi se per caso voi l'avete già visto questo deltaplano. E poi 10 monete d'oro che non sappiamo bene quale utilizzo possono avere in Fortnite, noi non le abbiamo. Insomma ragazzi, una notizia giusto per tenervi aggiornati anche di quello che succede dall'altra parte del mondo. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo un attimo di una cosa interessantissima, ovviamente il bug del ballo gratuito Take the Elf ragazzi. Alcuni lo hanno ricevuto, altri non lo hanno ricevuto. Personalmente, una volta completate le sfide di due giorni fa, mi è stato notificato il balletto, ma non mi è stato inserito nell'armadietto. Ho riavviato il launcher e ho trovato il ballo. Quindi, ragazzi, vi invito anche a fare una verifica eventualmente se ancora non doveste averlo, ma non preoccupatevi perché c'è un tweet ufficiale di Epic Games che ci dice che sanno del problema, sono a conoscenza dell'errore e non preoccupatevi che chi non l'ha ricevuto lo riceverà i primi giorni del 2019, insomma quando tornerà a pieno regime lo staff di Epic Games e quindi potrà mettersi al lavoro per sistemare questo problema. Andiamo avanti ragazzi e parliamo di un bundle che arriverà prestissimo e che è appena stato scoperto, anche se noi in realtà lo conoscevamo, il bundle del Funk Ops, quindi il nostro operazione divertimento, lo chiamiamo noi in italiano. Il bundle ragazzi è molto particolare perché includerà il balletto Febbre della Disco, ovviamente la skin Operazione Divertimento e il Disco Brawl che è il piccone. Curiosa la cosa che non c'è il deltaplano, che si conferma essere uno dei deltaplani ancora più rari del gioco. È uscito forse due volte nella Season 2, mi dicono le mie fonti, non lo ricordo, io non c'ero nella Season 2, l'unica Season che ho saltato, maledizione. Dovrebbe costare indicativamente 3500 V-Bucks, un bel pensierino se non vi siete ancora fatti il vostro regalo. E andiamo avanti ragazzi con l'ultimo argomento, che vi ricordo essere gli aggiornamenti che vedremo prestissimo. Vi ricordo ragazzi che non sarà necessario aggiornare il gioco perché abbiamo già in realtà scaricato tutti gli aggiornamenti e lentamente erano tre grandi blocchi. Il primo è stato l'introduzione dei regali, il secondo potrebbe essere ragazzi l'introduzione dell'overboard. Finalmente lo avevamo già visto, non ce l'avevano fatto provare per problemi grafici. Domenica, o addirittura sembrerebbe domenica, dovrebbe arrivare e vedrà appunto l'overboard e forse anche ragazzi l'Uzi, la nuovissima arma che anche io personalmente non vedo l'ora di provare. Adoro proprio le mitragliette che sparano veloci. Beh ragazzi, direi che per oggi ne abbiamo veramente viste di tutti i colori. Il mio personaggio con la zipline in testa e io vi ringraziamo tantissimo per aver guardato questo video. Un bel pollicione, iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!